Restiamo in tema di donne, perché c'è una storia che arriva da Roma che a proposito di donne fa discutere un'avvocatessa a cui viene negato il legittimo impedimento per assistere il figlio di 2 anni in ospedale. Guardiamo il servizio e poi lo commentiamo. Mi chiamo Ilaria Salamandra, sono un avvocato penalista di Roma e vi sto facendo questo video da una stanza d'ospedale, più precisamente da Bambino Gesù. Parte così il video denuncia di questa mamma avvocato che si è vista negare la possibilità di rinviare un'udienza per stare accanto al figlio. Sono qui con mio figlio, Leonardo, di 2 anni, che ha dovuto avere un day hospital con una sedazione per un problema che ha sin dalla nascita e per il quale subisce dei day hospital almeno una volta ogni 6 mesi. Ho inviato un'istanza di rinvio al tribunale chiedendo il differimento dell'udienza che avevo oggi per motivi ovvi e più che legittimi. Eppure questo giudice ha ritenuto di non dover rinviare l'udienza e di dover quindi assentire i testimoni che si erano presentati oggi, dicendo che il mio impedimento non è legittimo perché l'avrebbe potuto accompagnare il padre, nonostante io segua mio figlio anche con il supporto di mio marito sin dalla nascita. Se a voi questo sembra una cosa normale nel 2023, che una mamma avvocato non abbia diritto a seguire il proprio bambino nelle questioni di salute che lo affliggono, beh, ditemi se non siamo nel terzo mondo giuridicamente parlando. Immediata la solidarietà dei colleghi. Questa condotta noi la riteniamo non solo lesiva della dignità e del decoro degli avvocati, ma anche lesiva di quella che è la condizione del genere femminile. Non è la prima volta che accade, fa sapere l'Ordine degli Avvocati di Roma. Qualche tempo fa il legittimo impedimento venne negato anche a una collega che stava per partorire. Professore Farini, che diciamo di questa storia? Diciamo che siamo veramente, come diceva la persona intervistata, nel Medioevo, non è possibile. Qui siamo veramente in una situazione paradossale. Cioè, più legittimo impedimento di così, che cosa possiamo chiedere? E quindi di fatto, ritorniamo nel solito discorso, nel Regio Decreto del 1860, abbiamo delle normative, degli affastellamenti normativi, burocratici, che poi ci fanno cadere in situazioni che sono assolutamente paradossali. Questa qui è di una drammaticità totale, quindi è inspiegabile. Piero Sansonetti. Vabbè, oggi non la dico la parola farabutti, va bene? Per oggi non la dico, ma perché tu mi dici sempre di non dirla. No, devi essere cauto. Se no la direi. No, se no la direi. La poi una persona che non capisce qual è il rapporto fra la mamma e un bambino di 2 anni, fra la mamma e il bambino di 2 anni, è un cretino. È un cretino. È molto semplice. Non può, ma cosa fa? Ma cosa dice? Oltretutto viola la Costituzione. Questa è un'altra questione e mi auguro che il CSM intervenga, perché c'è una lesione dei diritti di difesa. Se non interviene qui, non interviene mai. Punto. Concordo. Punto. Ci fermiamo.